Vangelo di domenica 18 settembre 2022, Luca 16, 1-13. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare? Non ne ho la forza. Mendicare? Mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Questa parabola ci lascia sempre un po' stupiti, perché questa parabola dell'amministratore disonesto, cosiddetta, sembra un insegnamento che loda i ladri. Strano che il padrone, dopo che l'amministratore gli ha fregato, praticamente gli ha rubato tante cose, tanto grano, tanto olio, alla fine invece lo loda, perché aveva agito con scaltrezza. Cosa ci vuole dire Gesù? Si capisce anche dal contesto. Ci vuole dire: voi, cioè noi, siamo degli amministratori temporanei. Per un po' di tempo siamo su questa terra, abbiamo un po' di cose, abbiamo appunto un po' di tempo, abbiamo un po' di possibilità. Come usiamo queste possibilità, queste cose? Ecco, dice Gesù alla fine: fatevi amici con la disonesta ricchezza. Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E quella vera è la ricchezza del Regno dei Cieli. Come, dice, come si fa per accumulare ricchezza nel Regno dei Cieli? Come si fa per trovare degli amici che ti accolgano quando andremo di là? Ecco il tempo per farci degli amici. Gli amici sono i poveri, gli amici sono le persone che soffrono. Le possibilità che abbiamo di tempo, di cose, di energie, ci sono date per far fiorire la vita delle persone, specialmente di coloro che soffrono. Ecco, se noi faremo così, dice Gesù, saremo come quell'amministratore, non disonesti, ma capaci di farsi degli amici che ci accolgano nel Regno dei Cieli, che ci aprano le porte quando andremo di là, perché saremo stati scaltri, cioè avremo fatto davvero il bene della nostra vita, perché abbiamo fatto il bene della vita degli altri, perché abbiamo saputo usare le cose della terra per preparare un mondo nuovo, il mondo del cielo. E tutto questo, ci dice Gesù, si fa anche attraverso le piccole cose.
Chi è fedele nelle cose di poco conto è fedele anche nelle cose importanti. Chi è disonesto nelle cose di poco conto è disonesto anche nelle cose importanti. Essere fedeli nelle piccole cose, in quel sorriso, in quel modo di fare bene il tuo lavoro, in quelle relazioni curate, in quelle attenzioni piccole ma quotidiane, ecco, c'è tutto il nostro tesoro dei cieli. Il Signore ci aiuti a essere degli amministratori oculati e furbi della nostra vita, perché possiamo trovare un tesoro nel Regno dei Cieli.